Buonasera a tutti, bentrovati nuovamente a una nuova puntata di Grilli per la testa dal vostro Marco Grilli. Non mi dilungherò questa sera nei saluti se non per ringraziare Rosario. Ciao Rosario in regia che ci segue sempre fedelmente. Ciao, E buonasera a tutti vado. quanti. Buonasera, ho Ciao preso la Ros. parola proprio violentemente. Ciao. Ciao. E presento subito l'ospite di stasera che ritroviamo con grandissimo piacere. Salutiamo il dottor Piero Greco da Londra. Ciao Piero. Ciao Marco, grazie Grazie per per l'invito essere con noi. ancora. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, Piero, l'altra volta abbiamo parlato di Brexit, o meglio, abbiamo cominciato a delineare un pochettino questo argomento che tutto sommato è più vasto di quanto si possa pensare. Ci siamo lasciati dicendo che qualcosa era rimasto in sospeso. Allora, vogliamo riprendere un pochettino le mosse da quello che abbiamo lasciato in sospeso e quindi diciamo tutto il discorso di quelle che possono essere le conseguenze principali di Brexit, quindi parliamo dell'articolo 50 e poi magari toccare i benefici potenziali piuttosto che gli ostacoli sulla strada. A te la parola. Sì, grazie. Direi senz'altro è una buona idea partire da dove eravamo rimasti, perché intanto così per una questione di completezza, ma poi anche perché tutto sommato gli eventi recenti relativi a Brexit si incastrano bene con quello che stavamo dicendo e con il punto a cui eravamo rimasti. Tra l'altro il discorso di Brexit, anche per quello che io faccio con la mia società in Inghilterra e in Italia, lavorando soprattutto con i corporates e quindi con le società, con le piccole e medie imprese italiane, aiutandole a trovare finanziamenti, diciamo, alternativi e quindi soprattutto con investitori esteri, la maggior parte dei quali sono qui a Londra. Ecco, io non dico che lo vedo giornalmente, però insomma, senz'altro le conseguenze di quanto è successo finora sul lato Brexit si incominciano a vedere. Allora, innanzitutto, diciamo, l'altra volta avevamo incominciato a parlare del discorso dell'impatto dell'invocazione dell'articolo 50 sulla valuta inglese, o meglio, britannica, che sostanzialmente si è svalutata, direi, da giugno dell'anno scorso, quindi da quando c'è stato il referendum, più o meno del 13-15% e del 20% negli ultimi 2 anni. Questo può far piacere ai turisti, fra l'altro italiani che vengono a comprare qui e che vengono a viaggiare qui a Londra, perché tutto sembra meno caro. Però scherzi a parte, per chi invece diciamo, ha le proprie entrate in sterline, fra cui gli stessi lavoratori e coloro che hanno votato a favore di Brexit, si incominciano a rendere conto adesso di cosa questo significhi. Tra l'altro, è proprio notizia di oggi, neanche fa l'apposta, che sono usciti i dati dell'inflazione inglese, britannica, ed è sopra il 3%, quindi il Fuori dai potere parametri d'acquisto. previsti, tra le altre cose, dall'Europa. Esatto. Siamo al 3,1, il che significa, fra l'altro, che Mr. Carney, il governatore della Banca d'Inghilterra, dovrà scrivere una lettera al Primo Ministro spiegando perché non L'inflazione si è sta. aggiunta a questo livello. Esatto. Ma al di là di questo, per chi diciamo per l'uomo della strada, questo significa che il potere d'acquisto sta scendendo. Infatti, la spesa privata sta scendendo e chi, come è già successo, tende a sminuire questo fatto, dicendo che, soprattutto se uno ha più di 50 anni, ha in mente quando l'inflazione in Gran Bretagna era intorno al 5-6%, insomma su quei livelli lì. Quindi il 3% tutto sommato non sembra neanche tanto male, però la grossa differenza a cui non tutti pensano è che allora i salari salivano a un tasso superiore all'inflazione, mentre Certo. adesso questo non succede, perché i salari adesso stanno crescendo intorno al 2%, quindi sostanzialmente questo significa che il potere d'acquisto delle famiglie britanniche sta scendendo e quindi questo senz'altro incomincia a farsi sentire
a tutti i livelli della società, o meglio, soprattutto l'economia reale proprio. Esatto, soprattutto l'economia reale e soprattutto in quelle classi sociali che magari sono meno abbienti e per cui una perdita di potere d'acquisto, come dire, morde, come dicono qua, o ha un effetto ben maggiore rispetto a chi magari ha un reddito più elevato, per cui la differenza tutto sommato si sente molto meno. Quindi questo senz'altro è un primo impatto positivo, negativo, pardon, che si incomincia a sentire in maniera abbastanza decisa. Avevamo accennato l'altra volta forse anche al discorso l'effetto sulla borsa, che in realtà è stato tutto sommato positivo, ma questo semplicemente perché la maggior parte delle società che sono contenute nell'indice azionario principale, che è il FTSE 100, sono società esportatrici nette. Quindi questo significa che se la sterlina va giù, esportare merci dall'Inghilterra è più facile, e quindi queste società hanno fatto bene. L'export, una volta che ci sarà Brexit veramente, perché Brexit ancora non è successa, quindi tutti gli effetti negativi dal punto di vista delle limitazioni al commercio o dei dazi potenziali non ci sono ancora stati, quando questi succederanno esportare sarà molto più difficile. Quindi probabilmente, adesso io non ho la sfera del cristallo, però probabilmente anche la borsa incomincerà a risentire. Tra l'altro mi viene spontaneo così fare un paragone in questo caso anche con l'Italia, e più di qualcuno credo abbia pensato ma tutto sommato se ci fosse una svalutazione della lira, o meglio quella che potrebbe essere la lira se l'Italia dovesse, in uno scenario secondo me poco credibile, uscire dall'euro o quant'altro, una svalutazione è positiva per l'export. Però ecco, ricordiamoci che Francia e Germania da sole rappresentano il 25-24% delle nostre esportazioni. Quindi, quando si parla in certi casi, per fortuna non tanto spesso, di potenzialmente uscire dall'Unione Europea e quant'altro, ecco, bisogna stare molto attenti, perché le conseguenze del magari togliersi la soddisfazione di dire alla burocrazia europea noi ce ne andiamo, in realtà poi sono conseguenze pesanti, e qua le stanno incominciando a sentire, ecco. Poi direi un altro problema di cui si è parlato abbastanza anche qui sulla stampa inglese, relativo a Brexit e alle sue conseguenze, è il discorso della cosiddetta fuga di talenti, soprattutto talenti europei o comunque provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non dico che stiano scappando in massa dal Regno Unito, e però senz'altro incominciano a pensarci due volte prima di o venirci oppure di restarci. Tant'è vero che io leggevo un articolo di recente sul Financial Times dove avevano fatto un'inchiesta, una ricerca riguardante le business school qui in Regno Unito, che sono molto numerose, sono molto quotate, ce ne sono più di 100. E dicevano, scusami, che... giusto per capire, cioè perché tutti possono, quando parliamo di business schools, cosa intendiamo nello specifico? Intendiamo scuole diciamo di business, quindi di a carattere economico, a livello sia graduate che undergraduate, quindi diciamo dopo il liceo sostanzialmente. Ok. In questo articolo si parlava proprio di come già personale proveniente dall'Unione Europea avessero lasciato i loro posti o che stessero considerando la possibilità di lasciare. E addirittura il 25% di queste scuole facevano fatica a trovare rimpiazzi per il personale accademico. Quindi questo è un settore molto limitato, così, che avevo in mente, però sostanzialmente c'è un problema di mancanza di personale che al momento proviene dall'Unione Europea, e che se Brexit veramente andrà avanti diventerà sempre più grosso. Leggevo un altro articolo anche qui su una delle riviste, su uno dei giornali, dei quotidiani locali, e dicevano che in Cornovaglia, per esempio, ci sono
le coltivazioni che stanno marcendo nei campi, perché un sacco di personale stagionale che proveniva da paesi dell'Unione Europea, con il discorso Brexit, ha incominciato, non è più tornato, esatto. Quindi anche questi sono conseguenze reali, cioè non è accademia, non è teoria, sono cose che si vedono per la strada. Dicevamo, l'economia di tutti i giorni proprio che si muove o che si stalla, perché chiaramente non ci sono più determinati meccanismi. Loro direbbero probabilmente, da quella parte lì si direbbe di fluency dei meccanismi, cioè proprio di scorrevolezza delle cose. Assolutamente, assolutamente. A questo proposito, stavo leggendo anche qui un altro articolo in cui si parlava sostanzialmente della cosiddetta supply chain, cioè della catena dei fornitori, sì. E dove dicevano che sostanzialmente qualcosa come il 60-65% di coloro che sono responsabili della supply chain, quindi trovare fornitori, che lavorano con fornitori inglesi, quindi aziende europee che hanno fornitori inglesi, più della metà hanno dichiarato che cambieranno i fornitori per il problema di Brexit, perché ovviamente mancando la chiarezza su quelle che saranno sostanzialmente i rapporti commerciali fra il Regno Unito e l'Unione Europea, le aziende non è che possano stare ad aspettare e vedere come andrà, ovviamente. Scusami, che mi viene da riflettere su una cosa. L'altro giorno, trionfalmente, Juncker ha detto che si comincia a intravedere una via d'uscita, che si sono poste le prime basi per una soft exit, sostanzialmente, e quindi una soft Brexit, che Theresa May è una competitrice abbastanza accanita, quindi che le cose stanno andando comunque nella direzione giusta. Ma tu mi dici giustamente che le imprese dall'altra parte dicono: no, aspetta un attimo, sì, staremo anche andando sulla strada giusta, ma non è ancora tutto delineato, per cui noi nel dubbio cambiamo orientamento, sostanzialmente. Assolutamente, ma tanto per dirti, leggevo che un quinto delle società, in questa ricerca campione che è stata fatta, un quinto, quindi il 20% delle società UK, quindi del Regno Unito, che sono state interpellate, dicevano che facevano fatica a procurarsi contratti con controparti europee che vadano oltre il 2019. Quindi tu dici il 20% è una percentuale tutto sommato trascurabile, ma non lo so, francamente. Vado a dire a quel 20%, a quelle aziende che rientrano nel 20%, cioè anche qui stiamo parlando di aziende che sostanzialmente non riescono a procurarsi contratti al di là di un anno e mezzo o due anni da adesso, quindi non è uno scherzo, No, voglio dire, come danno collaterale direi che il 20% sia una percentuale molto considerevole, sì, assolutamente. Stiamo parlando di bruscolini, assolutamente. Qualche piccola nota positiva si dice, oppure? Ma guarda, francamente, al di là del fatto che, ecco, io, tanto per essere chiaro, non sono senz'altro un a supporto di Brexit, non solo perché io sono un cittadino italiano e quindi e anche un europeista tutto sommato abbastanza convinto, ma cercando di mantenere anche così un cappello abbastanza neutrale, e soprattutto vivendo qua a Londra, in Inghilterra, e parlando su base giornaliera con le persone, diciamo da quelli del mio ambiente, quindi un po' finanziario eccetera, al panettiere piuttosto che al tassista, francamente si fa fatica a vedere, al di là della, diciamo, il beneficio principale secondo me è la soddisfazione di avere un po' mandato quel paese, l'Unione Europea e i burocrati, e quindi la famosa decisione di pancia, che vabbè, posso capire, posso, non dico giustificare, però insomma si può capire che ci siano degli elementi dietro. Però al di là di questo,
faccio fatica a trovare degli altri elementi positivi, perché alla fine della fiera, anche diciamo, nei mesi che sono passati, che sono intercorsi fra il referendum e adesso, anche a voler aspettare e vedere gli sviluppi, qua sembra che ogni giorno o ogni settimana salti fuori un problema che, a cui tutto sommato non si era pensato, a cui i politici non avevano tutto sommato, per il quale i politici non hanno una soluzione. Quindi faccio fatica, ti dico la verità, a trovare degli aspetti positivi, perché tutto quello che era stato usato anche in campagna elettorale pre-referendum, tipo per esempio il fatto che di non dover più contribuire al bilancio della comunità europea, e quindi che ci sarebbero stati dei grossi risparmi, si parlava dei famosi 350 milioni di sterline alla settimana che avrebbero potuti essere spesi per il sistema sanitario nazionale. Cioè, tutto questo alla fine gli stessi promotori del referendum adesso non ne parlano più, perché si rendono conto che non è così. Quindi non saprei cosa dirti, francamente. Cioè, al di là della decisione, della giustificazione della decisione così un po' emotiva, non riesco a vedere grossi vantaggi. Anche la cosiddetta indipendenza, che è stato un altro dei punti forti nella campagna elettorale, soprattutto l'indipendenza dalla Corte di Giustizia Europea e più in generale dal sistema di regolamentazione del commercio e quant'altro europeo, sono un po' dei miti, perché il discorso dell'indipendenza della Corte di Giustizia, sì, magari a lungo andare ci potrà essere, però intanto l'Inghilterra ha dovuto passare una legge con la quale sono state recepite formalmente tutte la legislazione europea nell'ordinamento britannico, per poi dopo decidere cosa tenere e cosa non tenere. Quindi al limite in questo momento la legislazione europea è più forte che mai in questo paese, quindi paradossalmente si è andati indietro da quel punto di vista per poi eventualmente poter andare avanti. Da un punto di vista delle regolamentazioni riguardanti per esempio il commercio e quant'altro, beh, è notizia di questi giorni che la famosa questione irlandese. Bravo, grazie, perché mi hai appena anticipato su una domanda che avrei voluto fare, la questione irlandese e la questione scozzese anche. Ma guarda, allora, il discorso della questione irlandese secondo me è abbastanza esemplificativa di come effettivamente stiano andando le cose e di come la classe politica stia un po' così manovrando l'opinione pubblica, nel senso che adesso senza entrare nel dettaglio degli eventi, erano sui giornali, ma alla fine quello che è successo è che l'accordo fra la Gran Bretagna e l'Unione Europea sostanzialmente prevede che ci sia una adesso non ricordo il termine esatto, ma sostanzialmente un allineamento regolamentare fra l'Irlanda del Nord, che fa parte della Gran Bretagna, e la Repubblica Irlandese. Questo per quello che riguarda il commercio estero, il commercio in particolare fra le due, tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica Irlandese. Ora, questo significa che o l'Irlanda del Nord riceve un trattamento diverso rispetto al resto dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, che è una cosa che assolutamente il Partito Democratico Unionista Irlandese, che è quello che sostanzialmente garantisce la maggioranza in Parlamento a Theresa May, non vuole, oppure che tutto il Regno Unito dovrà avere questo allineamento regolamentare con l'Irlanda del Nord, con la Repubblica Irlandese e quindi con l'Unione Europea. Quindi sostanzialmente che non cambia niente da quel punto di vista. Ecco, questa sarebbe la soluzione, che la panacea che avrebbe risolto tutti i problemi. In realtà è una soluzione più teorica che pratica, e qualche commentatore l'ha fatto notare. Quindi sì, mi sembra che la questione irlandese sia stata risolta più sulla carta che altro, e più che altro che sia stato un modo per portare avanti le negoziazioni fra la Gran Bretagna e l'Unione Europea,
ma che il problema tutto sommato non sia stato completamente risolto. Quindi bisogna vedere poi dove si va a finire. E di Scozia si parla oppure diciamo tutto tace, perché c'era stato qualche malumore recentemente anche da quelle parti? Sì, sì, no, assolutamente, perché principalmente perché la Scozia tendenzialmente è europeista, nel senso che quando c'è stato il referendum in Scozia, se non ricordo male, il 60% o forse anche un po' di più avevano votato contro Brexit, quindi a favore di restare in la maggioranza nell'Europa. Voleva restare nell'Europa. Assolutamente sì. Tant'è vero che nell'immediato dopo referendum si era parlato di potenzialmente fare un altro referendum per l'indipendenza della Scozia, perché sembrava che sostanzialmente la Scozia fosse trascinata in una direzione che non era quella che la volontà popolare aveva deciso. Diciamo che in realtà il lato scozzese in questo momento è tutto sommato abbastanza tranquillo, nel senso che si sono un po' calmate le acque e fino a quando non lo so, però non è diciamo un tema caldissimo in questo momento, perlomeno per quello che posso vedere io qui e leggendo sulla stampa britannica. Vabbè, si stanno creando, perdonami, dei curiosi parallelismi tra quello che è successo in Spagna recentemente, quindi la pseudo indipendenza della Catalogna, che è finita tra le altre cose in maniera abbastanza discutibile, piuttosto che adesso il problema dell'Irlanda o della Scozia nel Regno Unito. E quindi ci sono, come dire, dei parallelismi abbastanza curiosi, che sembrerebbero quasi orchestrati, perché sono quasi contestuali. Quindi mi stavo preoccupando io, dicendo ok, vogliamo osservare la situazione europea, a questo punto gli squilibri cominciano a esserci, perché se la parte proprio mediterranea più calda reagisce come la parte che teoricamente dovrebbe essere un pochettino più fredda e più distaccata, perché il Regno Unito si considera un po' distaccato, nonostante ancora in parte, perdonami il bisticcio, parte dell'Europa. Certo. Per cui, poi l'asse franco-tedesco che si sta creando, che va nella stessa direzione. Poi tu prima facevi riferimento, e qua un altro curioso parallelismo, alla spesa che sosteneva il Regno Unito, per essere ancora parte dell'Europa, ha 350 milioni di sterline alla settimana. L'Italia, per un curioso meccanismo, spende dai 55 ai 92 milioni di euro al giorno per far parte della NATO, che sono due organizzazioni distinte ma purtroppo assolutamente legate. Allora, diciamo che il quadro generale non è proprio orientato alla stabilità più totale, anche perché poi stanno aprendo dei fronti economici anche col versante est europeo, quindi con la Russia e con le sue alleanze strategiche all'interno del territorio asiatico, quindi la Cina. Quindi ecco che c'è un po' di movimento. Comunque continuiamo con la Brexit, perché non voglio mettere troppa carne al fuoco, come dire. La digressione, ma No, ma assolutamente il diciamo uno degli aspetti tutto sommato interessanti del discorso Brexit più generale è proprio vedere anche l'interazione con altre, cioè con la realtà di altri paesi. Fra l'altro, ecco qua, ritornando a mettere un attimo il piede in Italia, mi ha fatto tutto sommato piacere vedere che anche diciamo in certi da parte di certi operatori politici italiani che in precedenza avevano così ventilato la possibilità di un Texit, probabilmente più come minaccia che altro che come effettiva volontà di fare qualcosa, non lo so, però ecco, mi ha fatto piacere vedere che tutto sommato c'è stato anche un po' di indietreggiamento su queste posizioni, e ho sentito parlare, in particolare da qualcuno, di Europa non più come una palla al piede, ma come una potenziale salvezza per l'Italia, Europa che comunque deve essere riformata, deve essere migliorata e quant'altro,
però possa essere per l'Italia uno strumento di miglioramento della situazione, diciamo, economica e anche sociale. Ecco, quindi mi sembra che, non so se sia un caso oppure se magari il vedere certe cose, certi sviluppi e certe conseguenze di Brexit magari possa avere così illuminato anche alcuni operatori politici italiani, non lo so. Comunque, insomma, faccio fatica a pensare che sia una coincidenza, ecco. Senti un Quindi, po', dimmi. sì, scusa, vai pure No, avanti. no, no, dimmi pure. Stavo pensando che prima si è creato un ponte, appunto per il discorso degli accordi commerciali, delle relazioni, dicevi giustamente la questione irlandese, quindi accordo sulla carta, ma in realtà l'allineamento regolamentare, ha due facce che, difficilmente possono essere effettivamente coniugabili, quindi o è una o è l'altra. Per quanto riguarda, mi pare un argomento potrebbe essere interessante, è anche il discorso dell'accordo commercio estero tra l'Europa e il Giappone, perché Certo. si parla, si entra nel vivo del discorso dei dazi. Sì, assolutamente, infatti. Peraltro l'Inghilterra, qui non Regno Unito nella fattispecie, ma proprio l'Inghilterra, è sede di diversi stabilimenti automobilistici di marchi giapponesi, per esempio a Sunderland c'è la Nissan, storico impianto che tra le cose garantiva ai giapponesi un ingresso in Europa senza dover pagare dazio sostanzialmente, perché la Certo. produzione era considerata inglese. Quindi adesso come. Ma sai, lì è tutta da vedere perché il governo ha già fatto, diciamo, ha dato dei segnali di apertura, in particolare proprio riguardo all'impianto di Sunderland della Nissan. E quindi sicuramente il governo inglese o britannico dovrà in qualche modo, come dire, darsi da fare ed essere in qualche modo disponibile per evitare problemi occupazionali, in particolare nel settore automobilistico. Però ecco, tu hai citato il recente accordo commerciale fra l'Unione Europea e il Giappone, che è stato annunciato credo proprio 3-4 giorni fa, direi, e in realtà non ha una rilevanza diretta con Brexit, però mi sembrava abbastanza così ironico che il giorno in cui, credo proprio il giorno stesso in cui è stata annunciata la soluzione, fra virgolette, della questione irlandese, quindi la possibilità di procedere con le negoziazioni da un punto di vista del commercio estero, che sono quelle cruciali poi fra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, l'Unione Europea e il Giappone abbiano annunciato questo accordo commerciale, che di fatto significa un taglio, una riduzione o un'eliminazione anche, anzi, dei dazi, per esempio, giapponesi su prodotti come, non so, la carne, i prodotti caseari, il vino provenienti dall'Unione Europea e sulle macchine giapponesi importate in Europa. Cioè, stiamo parlando di un Quando mercato. parliamo, perdonami, quando parliamo di macchine parliamo di automobili o proprio di Automobili, macchine? sì, scusami, automobili, automobili. Questi sono alcuni degli argomenti. Poi ti dico, io non sono entrato nel dettaglio di questo accordo commerciale, però ecco, stiamo parlando di un mercato di, una volta che consideri il Giappone e l'Unione Europea, di 600 milioni di persone e che riguarda più o meno il 30% del prodotto interno lordo globale. Quindi ecco, io così mi sono messo, ho pensato, se io fossi stato in Theresa May, vedere che da un lato sto facendo quello che sto facendo e che poi sto uscendo da, tra virgolette, un club, un paese, cioè l'Unione Europea, che hanno appena fatto un accordo del genere con il Giappone, tutto sommato ecco, non sarebbe stato il modo migliore di iniziare la mia giornata, e sono sicuro che molti altri, e soprattutto molte altre imprese in Gran Bretagna, avranno avuto lo stesso pensiero, ecco. Beh, mi pare che lei di giornate un po' tese ne abbia abbastanza in Inghilterra ultimamente, se Eh sì, immagino. ultimamente sì, ma guarda, io non riesco a togliermi dalla testa, questa ovviamente è la mia opinione personale, che il discorso del
dell'Irlanda e come sia stato fra virgolette risolto, continuo a dire fra virgolette perché io non sono convinta che sia stata risolta la questione, sia più che altro un modo per sostanzialmente evitare le elezioni anticipate in questo paese, nel senso che se si fossero impuntati e se non si fosse proceduto alla fase successiva della negoziazione, secondo me Theresa May avrebbe fatto fatica ad andare avanti, ecco. E qua ci sono delle elezioni anticipate, più di qualche osservatore prevede una vittoria laburista, quindi una vittoria della sinistra. Quindi, però, questo è il mio pensiero personale. Invece, ecco, ritornando al discorso del commercio estero, che adesso diventerà il tema principale e che di fatto, se come tutti si aspettano le negoziazioni procedono sul binario previsto, diventerà il vero tema di discussione, sostanzialmente quella che potrà essere la relazione fra Regno Unito e Unione Europea, e di questo anche se ne è parlato credo anche sui giornali italiani, sarà o di avere un'area di libero scambio come c'è per l'accordo recentemente firmato fra l'Unione Europea e il Canada, oppure una relazione alla Norvegia, cioè però la Norvegia è membro dell'area economica europea e membro fondatore dell'EFTA, quindi uno status molto diverso, perché la Norvegia sostanzialmente ha accesso al mercato unico, alla libertà di movimento delle persone, fa parte di Schengen e contribuisce soprattutto al bilancio dell'Unione Europea sotto vari capitoli. Quindi la situazione norvegese secondo me è troppo simile a quella attuale perché in Gran Bretagna si possa accettare. Peraltro, perdonami, la Norvegia, se non sbaglio, per quanto poco popolata ed enorme come territorio, quindi vastissima, è anche una terra relativamente molto ricca, perché senz'altro di petrolio. Sì, non solo di quello, perché anche chi commercia con la Norvegia normalmente non ha problemi di pagamento, nel senso che in Norvegia hanno un tenore di vita che è estremamente superiore al nostro qui in Italia. Vero che tutto molto più caro, ma anche lì chi riesce a gestire degli scambi paralleli con la Norvegia viaggia su livelli abbastanza importanti rispetto a quello che è il nostro standard. Certo. Ecco, però quindi se come molti dicono la relazione commerciale con l'Unione Europea potrebbe essere invece improntata a quella, all'accordo fra l'Unione Europea e il Canada, dimenticherò forse che l'accordo canadese riguarda solo le merci, non riguarda i servizi, mentre tutti sanno che l'economia del Regno Unito sostanzialmente più o meno il 70% è basata sui servizi. E per quello che riguarda le esportazioni più o meno il 40%, quindi anche lì mi sembra un po' come dire come minimo miope, oppure peggio guardare all'accordo fra Unione Europea e Canada come una potenziale soluzione dei problemi del Regno Unito. Cioè mi sembra una di quelle cose che si fa presto a scrivere, che però non appena uno scava un pochino sotto la superficie ci vuole molto a rendersi conto che tutto sommato è una soluzione che non può funzionare. La testa finanziaria dell'Europa era a Londra, voglio dire io, non è che ci voglia un genio a saperlo, basta un minimo di informazione. Tu mi insegni, sei lì tra le altre cose a fare un lavoro non di puro brokeraggio finanziario, ma comunque di movimentazione capitali, un servizio importantissimo, soprattutto se si pensa all'attività di impresa, non semplicemente al privato. Quindi effettivamente forse certe cose vanno valutate con un occhio diverso, come hai detto tu, forse c'è un po' di miopia. Vero è che Canada è la nuova frontiera, oltre che del petrolio per certi versi, anche per i diamanti, e qua toccheremo un argomento molto particolare, però magari ci torneremo un po' più avanti. Scusa, ti ho interrotto. No, figurati.
Sì, quindi ma ritornando un po' alla, così, a fare un po' una somma di quello che abbiamo detto finora, per come la vedo io, le conseguenze concrete Brexit si stanno senz'altro incominciando a vedere. Dico per come la vedo io, ma in realtà è abbastanza ovvio, insomma, basta leggere i giornali. Parliamo di economia reale sempre. Parliamo di economia reale, sì. Cioè si incominciano veramente a sentire gli effetti di gli effetti di Brexit a livello, appunto, come dicevo prima, di uomo della strada. Tra l'altro, ecco, un'altra considerazione da fare che non credo di aver fatto prima è le conseguenze dell'inflazione di cui si parlava prima, è che sono già stati alzati l'anno scorso i tassi di interesse, adesso ci si ritrova in una situazione, in particolare il governatore della Banca d'Inghilterra si trova in una situazione in cui da un lato ha inflazione sopra i target, che quindi ti dovrebbe portare ad alzare i tassi, dall'altro hai un'economia che sicuramente non sta tirando alla grandissima, e quindi anche lì è un bel dilemma, ecco. Quindi queste sono tutte conseguenze ormai chiare, e che neanche coloro che erano a supporto di Brexit possono negare. Benefici, francamente, direi che finora non se ne vedono, o perlomeno anche gli stessi fautori di Brexit mi sembra che siano diventati abbastanza silenziosi da quel punto di vista, nel senso che più tiepidi. Sì, esatto, cioè i famosi benefici che dovevano arrivare non sembrano ci siano, magari arriveranno dopo, però francamente la strada sembra molto lunga da quel punto di vista, e ci sono una serie di ostacoli che comunque ancora devono essere risolti, anche se in alcuni casi si sono fatti dei progressi. Per esempio, credo che già l'altra volta avessimo parlato del famoso conto della spesa che l'Unione Europea aveva presentato avrebbe presentato alla Gran Bretagna, e lì sembra che ci sia stato un accordo. Un'altra questione fondamentale era quella irlandese, di cui abbiamo già parlato, e poi c'era il discorso dei diritti dei cittadini europei residenti in Gran Bretagna e britannici residenti in paesi dell'Unione Europea, e anche lì se uno legge i giornali e se sente quello che si dice o che dice Theresa May, sembra che tutto sia stato risolto. In parte è vero, nel senso che io francamente non avevo grossi dubbi che i cittadini europei residenti in Gran Bretagna avrebbero avuto il permesso di restare senza nessun problema, che i loro diritti sarebbero stati salvaguardati, anche perché, perdonami, costituiscono essi stessi una risorsa per il Regno Unito, perché altrimenti non sarebbero mai entrati, voglio dire. Assolutamente sì. Tu sei un esempio, giusto tanto per dirne una. Beh, magari, non so, qualcuno può dire che sono un peso più che una risorsa. Non direi, insomma. Però ecco, soprattutto sì, nel settore dei servizi, appunto, quindi nel settore finanziario e quant'altro, i cittadini della comunità europea sono presenti in grandi numeri. Però ecco, l'altro lato della stessa medaglia, che riguarda i cittadini britannici che attualmente residenti in paesi europei, hanno un altro piccolo problemino da risolvere e che non è stato risolto. Cioè, mentre per me cittadino europeo qua il problema è unico, è posso restare o non posso restare, vengono garantiti i miei diritti qui oppure no? E la risposta è sì, e questa non è una sorpresa. Però per un cittadino britannico residente, per dire, non so, in Germania, per fare un esempio, non solo c'è il problema di garantire il fatto che possa restare in Germania e che i suoi diritti, per dire, l'assistenza medica, sociale e quant'altro, proprio lì volevo arrivare, ecco, siano mantenuti, che anche lì più o meno sembra che la cosa sia risolta. Però poi c'è anche un altro problema, cioè il cittadino britannico, ma va magari dalla Germania
adesso prevede, non so, quando va in pensione, di andare in pensione in Portogallo piuttosto che in Spagna, piuttosto che in Italia. E quello è un altro discorso, perché il cittadino britannico non sarà più un cittadino europeo che quindi ha libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea. Sarà un cittadino britannico che può, finché sta in Germania va tutto bene, se però decide di uscire, poi cosa succede? Questo è stato fatto prontamente notare da quei 1,2 milioni di cittadini britannici residenti in Europa, i quali non sono così contenti e così tranquilli riguardo alla propria situazione. Quindi anche lì sfumatura, uno può dire sì, sfumatura fino a un certo punto, sfumatura se non ti riguarda direttamente, ma se tu sei uno di quei 1,2 milioni di persone, di cittadini britannici residenti in Europa, non è una sfumatura, è una cosa fondamentale. No, anche perché voglio dire, 1,2 milioni su quanti abitanti del Regno Unito, della Gran Bretagna, se preferiamo? Ah, guarda, più o meno, a fare una cifra tonta, credo che siamo sui 60 milioni. 60. Perfetto. Quindi ricaviamoci la percentuale di 1,2 milioni su 60 milioni, non è una percentuale della quale non si possa tenere conto, eh? Anche perché stiamo parlando di 1,2 milioni individui, entità, quindi non stiamo parlando della cittadina più piccola, stiamo parlando di una metropoli, se proprio. No, assolutamente, non è trascurabile, ecco, 65 milioni sono gli abitanti nel 2016. Quindi sì, non è uno scherzetto effettivamente. Ecco, dal punto di vista sanitario poi ti farei anche un'ultima domanda, anche perché siamo quasi in chiusura. Dal punto di vista sanitario, l'italiano che vive in Inghilterra, quindi prendiamo il tuo caso. Sì. Pronto? Sì, ci sono. Ah, scusa, siamo. No, ti avevo perso per un attimo. Ma guarda, da quel punto di vista è molto semplice, nel senso che tu hai diritto all'assistenza sanitaria nazionale, che tutto sommato non è male, anche se devo dire per tanti versi, soprattutto negli ultimi periodi, e soprattutto parlando anche con persone che ci lavorano, noi in Italia, perlomeno in molte zone dell'Italia, forse non dobbiamo lamentarci, perché sì, io ho avuto esempi buoni qui a Londra, in Inghilterra. Però hai avuto due figli e li hai avuto tutti a Londra, tra parentesi, non è... Assolutamente sì, quindi diciamo le nostre visite al pronto soccorso con i bambini piccoli e meno piccoli le abbiamo fatte, in tanti casi devo dire è andata molto bene e abbiamo avuto degli esempi di professionalità eccellente. Tra l'altro, devo fare una parentesi, più di una volta i medici che ci hanno curato erano o italiani o comunque provenienti da altri paesi europei. Però ecco, la situazione in realtà, adesso a parte lo scherzo, la situazione personale, la situazione si sta deteriorando in maniera piuttosto rapida, però semplicemente per problemi di fondi, perché i fondi sono stati, cioè la struttura sanitaria nazionale non è stata supportata in maniera sufficiente. E la tendenza non si sta invertendo, quindi ci sono più voci d'allarme. Guarda, io ho proprio una persona che è un caro amico e che io ho conosciuto perché è stato quello che mi ha operato di appendicite qua in Inghilterra, ed è un medico italiano, per cui dopo siamo diventati amici, e lui mi diceva, quindi una voce dall'interno mi diceva che la situazione è difficile e sta diventando sempre più difficile, quindi anche lì si incominciano a perdere il personale della comunità europea, sia come medici che come infermiere, sicuramente non aiuta. Mm-hmm. Chiaro. E senti, invece, cosa dire, se dovessi, da italiano a Londra, da tantissimi anni, perché tu sei, ricordiamolo, sei residente lì da quanti anni? È da più di 15 anni. Ecco. Quindi voglio dire, sei quasi un cittadino, voglio dire. Un buon motivo per un europeo
per restare a Londra o per venire a Londra a lavorare, a stabilirsi sostanzialmente, un buon motivo, se ce n'è più di uno, voglio dire. Ma guarda, adesso, a parte il discorso Brexit e quant'altro, comunque motivi per venire qui soprattutto a lavorare ce ne sono tanti, nel senso che comunque il mercato inglese è britannico. Adesso io mi riferisco soprattutto a Londra perché questa è la realtà che conosco io. Certo. Poi è un mercato molto, molto fluido, che dà molte opportunità, dove sicuramente anche in questo momento, che sicuramente anche in questo momento presenta delle ottime opportunità. Io forse sono un po', come dire, di parte verso il settore finanziario, perché è il settore che io conosco meglio, in cui io ho lavorato di fatto tutta la mia vita. Io vedo che c'è, per esempio, adesso un grosso interesse da parte degli investitori istituzionali in UK, a Londra in particolare, per la situazione italiana, per vari motivi, perché comunque è un paese, un'economia con grossi pregi, anche grossi difetti, anche delle situazioni fra virgolette problematiche, in cui l'investitore che è alla ricerca di, diciamo, rendimenti un po' più elevati, quindi situazioni un po' più difficili, sicuramente l'Italia ha molto da offrire. Pensiamo alla massa di non performing loans, quindi crediti problematici che le banche hanno ancora in portafoglio, e all'interesse che gli investitori istituzionali esteri hanno dimostrato, stanno dimostrando e dimostreranno per questi. Ora, e qui fra l'altro entra un po' in gioco anche quello che io faccio, diciamo, su base giornaliera, nel senso che con la mia società AlmaP sostanzialmente cerchiamo di aiutare a stabilire, come dicevi tu giustamente all'inizio, un po' un ponte fra capitale estero, quindi investitori istituzionali esteri, e società, soprattutto piccole e medie imprese italiane, che possono essere interessate a queste fonti di finanziamento alternative. L'interesse da parte degli investitori c'è, secondo me è un momento ottimo per le imprese italiane per approfittarne, e bisognerà vedere se il discorso di Brexit in qualche modo cambierà le cose, ecco. Okay. Al momento comunque l'influenza di Brexit su questa, diciamo, tranche del mercato del lavoro dell'impresa è praticamente risibile. Ma diciamo che un po' di influenza c'è, nel senso che se non altro gli investitori istituzionali hanno altre cose, hanno anche altri problemi a cui pensare, e quindi da un punto di vista dell'attenzione magari è un po' calata. E però, ecco, detto questo, io vedo tutti i giorni e parlo tutti i giorni con gli investitori istituzionali qui, e mi chiedono sempre cosa succede in Italia, cosa c'è da fare, e sono sempre interessati a entrare in contatto con le aziende, soprattutto quelle medio-piccole, ecco, non tanto i soliti ignoti, ma le aziende medie, piccole, che in Italia si sa costituiscono la spina dorsale dell'economia. L'80%, sì. Va bene. Senti Piero, io ti ringrazio, ormai siamo in chiusura, quindi ti ringrazio infinitamente per questo tuo intervento. Soprattutto è stato tutto interessantissimo, ma quest'ultimo, diciamo, input che hai dato sulla possibilità appunto di lavorare da e per il Regno Unito, considerando come base di partenza l'Italia piuttosto che il Regno Unito, verso l'Italia e o anche il resto d'Europa, effettivamente è un buon assist per gli imprenditori, quindi grazie per l'intervento. Ti avremo volentieri ospite ancora. Grazie, con molto piacere. Ti auguriamo ancora successo nella tua attività e di poterci sentire nuovamente. Nel frattempo passerà il Natale probabilmente, perché noi la settimana prossima faremo un'altra trasmissione e poi probabilmente interromperemo per il periodo natalizio. Okay, comunque quindi, grazie infinite nuovamente della tua partecipazione, della tua perizia. Grazie a voi, approfitto per fare gli auguri di Natale anche ai vostri ascoltatori. Grazie infinite e alla prossima. Con questo io saluto i nostri ascoltatori. Rosario, è arrivato il momento di chiudere. Ringraziamo tutti per l'ascolto, ci rivedremo prossimamente o ci risentiremo comunque prossimamente.
Un fortissimo abbraccio da Marco Grilli e da Grilli per la Testa. Ricordatevi di mettere il mi piace sul canale YouTube dedicato al broadcasting, e quindi parliamo anche di Marco Grilli Broadcasting, di consultare regolarmente il palinsesto di Radio Saiuz e di venire a vedere quali saranno le prossime iniziative. Nel frattempo, grazie a tutti per la partecipazione, un abbraccio fortissimo, ci vediamo, ciao!